Ci sono almeno tre ragioni che mi portano qui. Una è relativa al fatto che Piacenza non si può permettere altri 5 anni di temporeggiamenti e di attendismo. Questa città non può essere solo descritta come la città di passaggio della logistica che fa il trattino tra l'Emilia e la Lombardia. Questa città ha bisogno di un progetto che ridia una forte identità, che riporti e colga quelle opportunità che questo momento sta dando. Guardi, io sto girando tutta l'Emilia Romagna e c'è una dinamica molto interessante legata alle difficoltà che riguardano energia, conflitto, materie prime, logistica. Cioè stanno cercando di riportare chi aveva delocalizzato fuori, chi aveva parato pezzi di produzione fuori, si chiede di riportarli perché oggi i costi di lavorazione si sono alzati moltissimo, anche rispetto a ciò che avevano fatto all'estero, e chiedono politiche che riportano intelligenze, manifattura, operosità sul nostro territorio. Piacenza deve caratterizzarsi per questa capacità di attrarre e di aggregare anche opportunità di crescita e sviluppo, non solo quelle che siamo abituati a conoscere di questa città. Katia è non solo il profilo migliore dal punto di vista amministrativo e politico, ma è una persona di una competenza, di una generosità che è il valore aggiunto dell'operazione che stiamo facendo. L'operazione che stiamo facendo è una coalizione fortemente coesa, fortemente riformista. Noi abbiamo con forza, a più riprese e in molte città, chiesto agli amici del PD di tenere un baricentro riformista che non cedesse mai al populismo. Qui si è realizzato, e si è realizzato anche perché il profilo di Katia risponde a questo, e quindi siamo riusciti a mettere in campo una lista come azione, che è un atto della Carlo Calenda nei prossimi giorni. È una scelta di coraggio, una scelta di convinzione legata al progetto di questa città. Basta seguire la discussione che c'è a livello nazionale, a Roma sui termovalorizzatori, a livello nazionale sulle politiche economiche. L'Italia ha bisogno di cultura di governo, non di cedimenti al sovranismo e al populismo. E Piacenza può diventare un laboratorio molto importante. C'è una terza motivazione che è assolutamente personale. Io e Katia camminiamo insieme da molto tempo, purtroppo per noi perché il tempo passa, ma non molto tempo perché ci lega un'amicizia vera, profonda. I nostri scambi sono di una franchezza assoluta e totale, anche quando discutiamo di cosa fare a Piacenza, e io ho ammirato molto il coraggio con cui lei ha accettato questa sfida. Poteva avere un ruolo più defilato, poteva, come molti e troppi fanno, stare a guardare ciò che accade a Piacenza, si è messa in gioco noi con lei, e credo che questa debba essere la campagna elettorale in cui questo aspetto viene molto enfatizzato, non lasciando solo a Cati, ma facendo diventare un formicaio di operosità questo lavoro di 3 settimane che ormai ci resta.